la tenuta di San Russore. Era lì. Cioè, hanno fatto la compagnia di teatro delle Blatte. Sì, salute e ringrazio, sono fortissimo. Dove milita anche l'attore che ha fatto i primi della lista. Se non lo so, io allora l'ho conosciuti ora. Ah, io conosco Luca Orsini. E loro hanno praticamente ricostruito la storia di Marina per il compleanno, il 18 luglio di quest'anno, e il primo pezzo era proprio questo atto dove il nome Ceccherini veniva ripetuto alla noia, perché praticamente hanno costruito questo momento dove il re Vittorio Emanuele sentiva dire questo Ceccherini, 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 che a un certo punto ne è diventato talmente geloso che l'ha fatto, guarda, te ne vai di lì, e l'ha mandato di là dicendogli, dandogli un po'. Dove abitavano lì a San Russore? In qualche... Non lo so, cioè, c'era la prima struttura, della tenuta. Sì, anche perché la spiaggia era un po' più verso il mare. Era ancora più in là. Sì, poi è arrivata l'erosione. Io sento se il nostro... Sì, molto probabilmente, noi ora sentiamo... Quindi Marina di Pisa, voi ci siete molto legati. Sì, assolutamente. Anche Luca, assolutamente. Secondo me è un posto, sono lì, è magico, c'è il mare, c'è la pineta. Molti avevano detto appunto che però Marina di Pisa e il litorale fossero un po' così, un po' abbandonati, sono stati abbandonati nel tempo, hanno vissuto un po' di gloria del passato. Scusate, vi devo interrompere, sì, perché abbiamo il nostro Massimo Corsini inviato che ci dà degli aggiornamenti sul notizie abbiamo dato in maniera molto frammentata. Colpito a Migliarino. Massimo, no, cosa ci puoi dire? Sì, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Io sono appena stato al comando dei carabinieri dove mi hanno raccontato un po' la situazione. Questa mattina due persone che facevano jogging lungo il viale dei Pini e poi si sono correndo, entrati in uno dei vialetti che portano dentro la pineta, hanno trovato una persona ferita in modo piuttosto serio, ma ancora in vita, l'hanno trovata ferita all'interno della pineta, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, sono arrivati i carabinieri, è arrivato il personale del 118, questa persona di cui ancora non si conoscono né le generalità né la nazionalità è stata subito trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello e sono iniziate le indagini. I carabinieri hanno appena finito di ascoltare questi due testimoni che hanno raccontato come hanno trovato questo corpo, questa persona, ma evidentemente non possono dire altro circa le modalità. E niente, il tentato omicidio, perché per il momento si tratta di un delitto mancato, sarebbe avvenuto appunto all'interno della pineta di Migliarino. La zona, scusa Massimo, la zona quella che un tempo era frequentata in maniera equivoca, ora avendo chiuso il passaggio. Sì, no, parecchio prima, perché si tratterebbe di una zona addirittura accesso chiuso, tanto che hanno spiegato i carabinieri, sono dovute andare le guardie forestali ad aprire il cancello. E poi si tratterebbe proprio della zona immediatamente a fianco della rotatoria che porta a Marina di Vecchiano, quindi non il viale dei Pini come lo conoscevamo noi, nella zona del passaggio a livello ora che non c'è più, chiuso. Certo. Quindi più verso Migliarino piuttosto che verso Viareggio, ecco, Torre del Lago. Insomma, appena finito l'abitato di Migliarino, quando poi si prende la strada per Marina di Vecchiano, poco dopo. Esattamente. E un'altra domanda, Massimo, si sa di quali sono, che tipo di ferite, arma da taglio, arma da fuoco? Questi carabinieri ancora non ce l'hanno detto, perché ci hanno detto di rivolgersi al comando provinciale a Pisa e quindi aspettiamo un attimo che Pisa faccia un comunicato che ci dicano qualcosa di più. Non hanno detto nulla in riferimento all'età della persona ritrovata, di sesso maschile, no, questo, comunque. Questo no, non ce l'hanno detto. Neanche se è maschio o femmina. È un uomo, dovrebbe trattarsi di un uomo, questo sì, almeno ne parlavano al maschile, quindi su
suppongo proprio che sia un uomo. Ora io sono qui alla Pineta, anche se non c'è più niente, ovviamente, non ci sono tracce, non c'è una pattuglia. Quindi poi dovrai andare o no verso il comando provinciale per avere ulteriori informazioni, ma anche per avere aggiornamenti. Più tardi penso di sì, e attendiamo che ci chiamino anche, poi vediamo un attimo di avere ulteriori notizie. Più che altro, ecco, qui da capire c'è cosa ci faceva questa persona nella Pineta. Sappiamo, l'abbiamo detto anche poc'anzi, insomma, questa è zona ormai di spaccio, di smercio. Più che di spaccio mi sembra di vendita all'ingrosso, perché di questo si tratta, e quindi sarà da chiarire cosa ci faceva questa persona all'interno della Pineta e perché è stata ferita, perché doveva essere ucciso, ecco, perché fondamentalmente, ripeto, si tratta di un mancato omicidio che speriamo resti tale. Bene, noi attendiamo ulteriori aggiornamenti, magari ci risentiamo più tardi, più o meno in concomitanza con l'edizione del notiziario locale. E io appena ho notizie vi chiamo immediatamente. Grazie a Massimo Corsini. A voi, buona giornata. Allora, noi torniamo in diretta, fatto di cronaca abbastanza grave, quella è una zona tuttora, ha cambiato la tipologia dei reati. Se un tempo lì era zona di prostituzione, adesso è zona veramente di spaccio, con decine e decine di normalmente nordafricani che attendono i loro clienti. Non è un bel vedere. Torniamo invece a Marina di Pisa. Intanto ci sono dei saluti a Nico e Luca da parte di Giusy. Sono contenti di questa da Modena, da Fabio, da Mirko, sì, insomma, siete famosi. Giro. Quando si fa la gente ti conosce. E insomma, vabbè, torniamo a parlare intanto della mostra fotografica che è visitabile fino al 31 d'agosto, però ci siamo ora, forse si allunga un po' la sera dalle 21:30 alle 24, perché poi è anche un momento, appunto, come abbiamo già detto, di ritrovo, dove vengono anche dal mercoledì alla domenica. Ma credo che sia un orario giusto, perché sì, insomma, sì. Chi è che viene a vedere la mostra fotografica alle 10 del mattino durante il giorno feriale? Ma anche d'estate, con quel saldo lì, la gente va al mare, insomma. La sera è un modo per ritrovarsi, fare una passeggiata, incontrare delle persone, parlare, discutere e ammirare delle opere d'arte. È il pretesto per andare a vedere due fotografie, e poi la gente che vede qualcosa di fatto inevitabilmente ti viene lì e ti dice: lo sai che io avevo sempre pensato che si poteva fare così? E è quello, il giochino, io lo chiamo giochino, è quello lì, si deve creare un posto dove la gente viene lì e condivide quello che avrebbe voglia di fare, magari gli dai anche lo spazio per quanto possibile che venga fatto, cioè. Certo. La presenza e la nascita, per esempio, del nuovo porto a Marina di Pisa può essere un ulteriore incentivo? Pensiamo assolutamente di sì, perché non sapremo cosa darà in più, quanto darà in più, se sarà una entità separata, quanto integrata con la comunità di Marina. Speriamo in una possibilità veramente di sviluppo del paese, comunque, sia dal punto di vista turistico, ma anche opportunità di lavoro, e quindi anche la presenza di un centro culturale, qualcosa che dia una offerta, speriamo di un certo livello, ecco, senza fare. Senz'altro, certo. E possa contribuire e di fare quello che era per noi almeno Marina una volta, cioè un bel paese dove andavamo in tutto il paese, da un bar, un cinema, c'erano tre prima, no? Quando ero piccolo, un circolo al mare in Pineta, cioè lì c'era anche il Babalù, se andava a vedere i concerti. Babalù è l'unico posto che non ha mai nemmeno circolato. Funziona ancora? Certo, ora si chiama Kalua, ma... Sì, e andava a vederci i concerti in Banco Mutuo Soccorso. Certo, sono passati veramente dei nomi. Mezza Luna, mi sembra che chiamasse originale. Dei nomi
importanti per quell'epoca, ancora non famosi. Un certo livello, ma è il litorale pisano. Quindi lo vedete positivamente, insomma, avrei detto il contrario, perché insomma, per chi ama Marina, spesso avevo sentito il porto avrà un impatto sul paesaggio, insomma, di non poco conto, quindi magari spesso le persone si dimostrano un po' ostili a questo cambiamento, a questo... È un rischio, certamente, però anche prima l'impatto della ex Moto Fides abbandonata così non è che fosse, per chi veniva da Pisa, turisti e non, fosse proprio bello. Ma non entriamo nel merito, perché non ci sarebbe. Io l'altro giorno ho visto l'area camper nuova che hanno fatto, per caso, perché per la prima volta sono passato da Viale D'Annunzio per tornare a casa e non da altre parti. Sono rimasto un po' di disappunto, di sconcerto, ma insomma non è questo il momento di parlare di è importante farle le cose, poi rendersi conto che vanno aggiustate, così, quindi anche tutti si condivide le paure che il porto poi stravolga un attimo la natura del piccolo paese, però è anche vero che... Ma voi vi occupate di arte contemporanea. Esatto. Se non si azzarda un attimo e non si prova a... Credo che tutto imploderebbe. Sì. Quindi... E poi è un'evoluzione. Noi, fra l'altro, il nome del cantiere nuovo è proprio associato a quella dinamica lì. Il cantiere era come veniva chiamata la fabbrica laggiù, la Moto Fides, la Cimasa, come la volete chiamare, è sempre stato riferito come cantiere. Perché ci lavorava, c'è un libro da chi andava al lavoro. C'è un libro, ma anche dagli altri. Si va al cantiere. Abbiamo la presunzione di pensare che, soprattutto associandosi alla realtà del porto, di ricostruire un attimino la comunità a Marina di Pisa, perché non è tanto da avere altri bar o altri ristoranti. Certo. Se incomincia a girarci un pochino più di gente regolarmente, allora magari ci riabbiamo la merceria, o ci si ria il cinema, cioè il cinema ci sa, ma insomma che venga un po' ritirato su, o il bowling una volta c'era, cioè un qualcosa che non sia esclusivamente ristoranti o bar, e che quindi permetta ai villeggianti di venire lì e di vivere un paese, cioè sta una settimana, due settimane lì, che ha tutte le caratteristiche Marina per essere. Di pochi giorni fa è stata la polemica, insomma, legata alla mancata scelta della produzione del film di Malvaldi, legato alla serie di Malvaldi, no? Non hanno scelto il nostro litorale perché proprio mancante di servizi, di anche se io non credo che sia questa la reale. Probabilmente non sarà l'unica, però insomma la versione ufficiale è la mancanza di servizi in quel di sentirsi troppo isolati per il periodo di lavoro della troupe. Vabbè, io direi di fare una piccola pausa musicale, di alto livello, perché ultimamente abbiamo visto che ci sono solo concerti di musica da camera, si vede agosto, la fine d'agosto, tutto in camera, da un po' di torpore, così fine dell'estate, il tempo che dovrebbe peggiorare. Ma perché si chiama musica da camera? Perché l'ascolti in camera sua, no, con le cuffie, no? Si usava così un tempo. Vabbè. Il festival di musica da camera di Lucca. Questa sera Mozart e Prokofiev dalle 21:15, ingresso ad offerta libera in favore dell'UNICEF. Non sappiamo, l'auditorium dell'Istituto Boccherini. E ancora questa sera a Livorno, per Livorno Music Festival, di scena il quartetto Klimt su musiche classiche. Musiche classiche, noi ascoltiamo ascoltiamo una riproduzione del quartetto Klimt di un loro spettacolo Sotto la Torre, musica Sotto la Torre del 2011.